Perciò, come vi dicevo, la creatina è molto importante dal punto di vista sia della prestazione che del benessere psicofisico, tanto che è un integratore molto consigliato anche a chi è in là con l'età, perché appunto proprio per questo discorso di idratazione dei tessuti muscolari permette al muscolo di mantenersi giovane, in attività, permette prestazioni di forza di un certo rilievo. Quindi escludere un integratore di questo tipo, patologie a parte, intolleranze a parte, ve lo ricordo, è una cosa semplicemente stupida, perché insieme alle proteine e anche agli aminoacidi essenziali è l'integratore in assoluto con la percentuale di studi scientifici con risultati migliori. Tanto che addirittura è stato riscontrato che la creatina da sola riesce anche a concorrere nell'inibizione della proteina chiamata miostatina. Questo è un aspetto molto rilevante, perché la miostatina è quella proteina che inibisce, che limita la crescita muscolare. Non so se avete mai visto qualche foto di qualche manzo che per qualche motivo genetico non modificato, ma perché ci è nato così, ha proprio una totale inibizione di miostatina ed è tutto super muscoloso, una cosa esagerata. Lo stesso accade con noi esseri umani, insomma. Quando storicamente abbiamo visto anche nella storia anche del Mister Olimpia dei fenomeni con una muscolatura assurda che sono riusciti ad essere molto prestanti, a ottenere risultati molto rilevanti nel tempo, evidentemente anche lì geneticamente avevano una certa inibizione della miostatina. Ed ecco appunto, ovviamente non solo per la creatina o per altre cose, insomma, però fra le altre cose, geneticamente, se una persona è predisposta con una certa limitazione di questa proteina nel proprio organismo, allora è possibile che il proprio corpo riesca ad accumulare una percentuale di massa magra molto elevata. Dunque, per tornare al discorso creatina, appunto è stato studiato che concorre alla limitazione di questa proteina della miostatina, e addirittura recenti studi dal 2014-2016 in poi hanno rilevato che la creatina ha questo effetto amplificato se l'assunzione avviene, oltre che con i carboidrati, anche con leucina e HMB. Quindi stiamo parlando di integratori sicuri, stiamo parlando di alimenti. L'integratore è un alimento, è contenuto naturalmente nei cibi, solo che invece di ingurgitare etti, chili di carne, formaggi, eccetera eccetera, andiamo a prenderci la sostanza che ci interessa per avere una dieta bilanciata e equilibrata con le sostanze nutritive che ci servono, come per esempio appunto la creatina, e per raggiungere un dosaggio di 7 grammi e ogni giorno è impensabile mangiarsi chili e chili di aringhe, chili e chili di manzo. Perciò il mio consiglio spassionato è appunto è di integrare con la creatina, e vedrete che nell'arco di un mesetto, quando appunto il vostro organismo raggiunge una corretta saturazione, le prestazioni a livello di forza e anche a livello estetico saranno veramente veramente percepibili, perché uno degli aspetti della creatina è che si sente quando si attacca e quando si stacca.